Ragazzi, volevo dirvi che nella prima parte del video esamineremo le critiche positive e negative fatte a Sword Art Online Ordinal Scale, quindi Sword Art Online The Movie, e quindi non ci saranno spoiler così evidenti, mentre nella seconda parte del video mi soffermerò sui tre personaggi principali del film. Quindi a voi la scelta se sentire la mia opinione, però spoilerarvi alcune cose del film, non preoccupatevi, della trama non ne parlerò in modo così eclatante. Oppure invece prima guardare il film e poi continuare all'interno del video. Ragazzi, buona visione! Allora, visto il successo che ha fatto il mio ultimo video su Ordinal Scale, cioè le mie prime impressioni sul trailer, ho deciso di fare due riflessioni anche sul film vero e proprio dopo averlo visto. Io parlo come fan della saga e, come ho già detto nel precedente video, non elogio né detesto questa saga. È indubbiamente molto bella a mio parere, ma non è né il Sacro Graal né neanche una cosa da offendere pesantemente come ho visto fare. Vabbè, ok, i gusti sono gusti e ognuno ha i propri. Non sono qua per giudicare questo. Le impressioni negative sul film che ho potuto notare anch'io sono state ancora i buchi di trama. È vero, avrebbero potuto approfondire molte cose all'interno del film, come i problemi legati alla realtà aumentata, che sembra molto più sicura della full dive. Oppure avrebbero potuto dare un po' più spazio alla relazione tra Kirito e Asuna, ma vi devo dire la verità rispetto alla parte di Alvain Online. E perdonatemi la pronuncia, quindi dall'episodio numero 15 in poi fino alla fine della prima stagione, quella secondo me è stata una parte che mi ha fatto veramente cariare i denti e venire il patema d'animo, perché va bene tutta la relazione tra Kirito, Asuna, cose di questo tipo, ci sta per un fan della saga, probabilmente che è interessato a una parte di questo tipo, è decisamente molto buona, ma tra l'esagerazione e niente, diciamo che Ordinal Scale si colloca a metà tra le due cose, quindi è quel tanto che basta per dare ai fan sfegatati della coppia Kirito Asuna, ma è anche quel tanto che serve, per esempio, a me per non sforare nel melenso e patema d'animo, come ho detto prima, per l'appunto. Per quanto riguarda i buchi di trama, invece, avrei una cosa da dire a proposito. Beh, è vero. Se guardiamo la prima stagione di Sword Art Online, ci sono dei buchi temporali enormi. Qua fortunatamente non li abbiamo perché la sequenza si svolge pressoché in maniera cronologica, ok? Per il resto dobbiamo considerare che il film è di 2 ore, non è di 6 come potrebbe essere la prima parte della stagione di Sword Art Online, ok? E in 2 ore Reki Kawahara e chiunque abbia fatto il film ha cercato di descrivere gli avvenimenti al meglio, ok? Quindi per 2 ore io direi hanno fatto una trama che regge, ha un senso logico, ha quelle sfaccettature, ha quelle particolarità che ci piacciono di Sword Art Online e ha anche i suoi difetti, ovviamente, che sono dovuti al fatto che il film deve durare 2 ore. La cosa bella di un film di 2 ore, a differenza di una stagione di 6, di 12 o di 24, se consideriamo le due stagioni intere, è che può interessare a molte più persone, ok? Quindi può far appassionare molte più persone la saga di Sword Art Online. Ultima cosa sugli aspetti negativi, è stata la considerazione del fatto che: ehi, nuovo gioco! Ehi, problema! Ehi, Kirito risolto! Ok, questo avviene sempre. Sword Art Online, rimangono intrappolati. Problema, Kirito risolve. Alvain Online, Asuna intrappolata, arriva Kirito, risolve. Ok, questo è vero, però per gli appassionati veramente di Sword Art Online che hanno visto anche la seconda stagione, che purtroppo in italiano è uscita solo su Netflix, se vogliamo parlare di metodi legali con cui guardarla, questa cosa non si è ripetuta nella seconda stagione, anzi, la seconda stagione secondo me è piaciuta. Ovviamente sto parlando non della parte di GGO, perché anche quella, se vogliamo vedere, è: ehi,
Defgan, problema, Kirito risolve. Ma se vogliamo guardare l'ultima parte, quindi Caliburn e il Mondo Rosario, lì la trama ha completamente cambiato verso, ok? Siamo andati a parlare di tecnologie in ambito medico. Abbiamo esaminato un po' più il gioco nella sua parte, cioè il gioco vero e proprio. Abbiamo capito le meccaniche di Alvain, che magari c'erano sfuggite o non c'erano state dette nella seconda parte della prima stagione. E sono delle cose non da poco, secondo me. Abbiamo potuto conoscere un personaggio come Yuki. Abbiamo potuto capire un personaggio come Yuki che non era mai stato affrontato prima nella saga di Sword Art Online. È vero, è triste che Yuki non riesca a guarire alla fine, ma è la realtà, dopo tutto. Ok, ritorniamo però coi piedi saldi per terra su Ordinal Scale e guardiamo ora ai lati positivi. L'audio e le immagini, come sempre, sono un punto forte di Sword Art Online e ancora una volta i disegni in Ordinal Scale, le animazioni ci risultano fluide, fantastiche. L'audio è... Io le musiche, personalmente, le colonne sonore, se sono fatte bene, le ammiro molto. Le scarico sul telefono e piuttosto che ascoltarmi dei brani normali, ascolto colonne sonore. E devo dire che quelle di Ordinal Scale le ho fatte passare tutte e sono una più bella dell'altra, a partire dall'opening, cioè Catching the Moment. Possiamo continuare con Ubiquitous DB. The Late, Longing, Break Big Bark e per finire anche Smile For You. La canzone finale è cantata da Yuna ed è triste, sì, ma allo stesso tempo ci fa capire il senso di tutto. Altre note positive è stata l'introduzione di tre nuovi personaggi, soprattutto due in particolare, e sto parlando di Eiji e Yuna. Yuna all'interno di Ordinal Scale, senza addentrarci troppo nei dettagli, ha un ruolo fondamentale, come Eiji naturalmente è il professore, ma il carattere di Yuna e di Eiji ci risulta molto particolare. Insomma, Yuna ci fa capire qual è il vero senso della vita, un po' come Yuki, ci riporta un po' indietro alla trama di Mother Rosario, ci fa capire che bisogna combattere per ciò che si ama, ma allo stesso tempo bisogna sapere quando è il momento di demordere, ok? E questa cosa la cerca continuamente di farla capire a suo padre. Invece il dottor Shigemura è stato un po' preso, secondo me, e anche secondo le critiche alla leggera, nel senso, alcune cose avremmo potuto approfondirle. È chiaro il suo intento. Per me il suo intento, a dire la verità, è stato chiaro tre quarti d'ora prima che venisse svelato all'interno del film. E non so se questo è stato voluto, oppure sono io che probabilmente ho spaziato un po' e sono riuscito a capire gli intenti del professore prima che venissero svelati. Un'altra cosa sul professor Shigemura. È stato molto, molto interessante scoprire come Reiki Kawahara ha collegato questo professore con uno dei suoi più brillanti studenti, e quindi Kayaba Akihiko, nonché creatore di Sword Art Online. È stato molto molto interessante il collegamento, questo spiega il perché all'interno del film ritornano i boss di Sword Art Online in Ordinal Scale. Spiega anche come il professore sia riuscito a inventare uno strumento come l'Ogma. E è stato molto molto interessante rivedere
Kayaba ancora una volta e senza le sue solite risposte enigmatiche come vengono parodizzate anche dagli Orion, per esempio. Gioco. Quindi perché hai intrappolato migliaia di persone qui dentro? Ah boh, sembra giusto. È stato anche molto interessante che a Kayaba venisse dato, come avevo già detto in precedenza, nel trailer, ruolo di voce narrante. E cosa che è stata rispettata poi nel film, perché la voce narrante nel trailer era quella di Kayaba e nel film lo ritroviamo come la copione. Dall'altra parte invece Eiji ci appare come un personaggio che in Sword Art Online, in quanto Nautilus, se non sbaglio, correggetemi pure, non preoccupatevi, non è riuscito a dimostrare niente, e invece in Ordinal Scale, grazie alle sue doti atletiche, riesce a dare il meglio di sé. E allora, cosa molto interessante, perché possiamo vedere gli opposti. Kirito, che in Sword Art Online era fortissimo, e Eiji invece faceva schifo, e invece stavolta Eiji, che in Ordinal Scale è fortissimo, e Kirito invece che non si abitua al fatto di usare il proprio corpo in Ordinal Scale. Cosa possiamo dire sul protagonista? Sì, mi è piaciuto vedere un Kirito per una volta impacciato e che non sapesse giocare a un videogioco. E mi è piaciuto anche ovviamente vedere come il protagonista ribaltasse la situazione, anche se in un modo un po' fantasioso, ok? Perché vince qualche battaglia coi boss e sembra ritornare il Kirito dei vecchi tempi. Ovviamente non vediamo skill doppia spada o cose di questo tipo, anche se nella battaglia finale, quando usano il full dive, è veramente veramente bellissimo. Viene dato spazio a tutti i personaggi e in particolare anche quelli secondari come Liz, Silica, e invece Eiji e Sugo un po' meno. Direi che per questa recensione sul film io abbia detto tutto. Se dovessi dare un voto a Ordinal Scale, darei sinceramente un 7-7,5 su 10. Sì, non mi sbilancerei troppo. Sono sicuro che Reki Kawahara avrebbe potuto fare di meglio, ma sono anche molto contento del risultato. Ripeto, in 2 ore sono riusciti a fare una cosa molto molto bella, godibile, che ha un senso logico e anche cronologico, senza troppi salti o buchi di trama. Potrebbe appassionare anche chi non ha mai visto Sword Art Online, anche se per correttezza io consiglierei, visto la quantità di spoiler che ci sono in Sword Art Online Ordinal Scale, delle parti precedenti. Per collegare tutto il filone è necessario guardare tutte le stagioni precedenti, e quindi se non sbaglio 49 episodi di Sword Art Online, prima e seconda stagione. Spero che concordiate con me, vorrei un vostro commento nella sezione sotto, mettete un like o un dislike se pensate che quello che abbia detto è giusto o sbagliato. Se avete altre idee, come al solito, fatemele sapere, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ah, a proposito, spero che questi tipi di video vi piacciono, un po' recensioni. Personalmente sono molto incentivato a farli, e visto l'ultimo risultato, quindi perché no? Consigliatemi altri film da vedere, magari altre serie TV o anime a cui darci un'occhiata, e io sarò molto molto felice di farlo. Noi come al solito ci vediamo in un prossimo video, quindi bella ragazzi! Ah, ultimissima cosa che mi sono dimenticato, scusate per il cambio di luci e tutto il resto. Sì, ho notato a fine film il mitico Sao will return, o Sao ritornerà, con il nostro carissimo amico Reki Kawahara ha deciso di farci uno spoiler sulla terza stagione di Sao, dicendoci che parlerà dello sviluppo di una nuova intelligenza artificiale. Sì, io so già qual è la trama di questa nuova stagione, ma non ve ne parlerò in questo video. Vi posso solo dire che la terza stagione si chiama Alicization, perdonate la mia pronuncia orribile, non so neanche se l'ho pronunciata bene, ma passateci sopra. E se volete che ci faccia un video riguardo, scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video, quindi, bye ragazzi!